Finalmente le prime gare dell'anno. Anche se in sala un mezzo non convenzionale, devo dirvi che quel brividino classico per partenza c'è anche qui. Anche perché in mezzo a questi specialisti sono in difficoltà. Parto in 8ª posizione. Malossi mi ha chiesto di portare in pista per la prima volta il loro T-Max 560 2021 kittato con i nuovissimi componenti. Nessun dato, poche modifiche rispetto a tutti gli altri e soprattutto, anche per me, tutto da scoprire. In ogni caso è un onore, perché sarò l'unico in pista con questo modello e portarlo a competere nella prima gara di campionato sarà veramente interessante. Ah, mi sono scordato di dirvi una cosa, piove. Ed eccoci di nuovo collegati con l'autodromo di Modena, ancora un saluto a tutti coloro che ci seguono in diretta streaming sul canale Facebook dei Trofei Malossi, 34esima edizione, gas aperto già con le prime due finali, ma adesso arriviamo forse al top se non altro a livello di cilindrata, 560 centimetri cubi, motore 4 tempi, è il momento della T-Max Cup. Ci sono dei piloti che hanno esperienza su ambedue queste tipologie di scooter e cambiano completamente stile di guida a seconda della categoria alla quale stanno partecipando. È il caso, per esempio, non so, adesso abbiamo detto Luca Salvatori che è appena sceso da una Vespa, è salito su un T-Max. Sarà interessante vedere come si deve riparametrare rispetto al nuovo veicolo, perché comunque qui quando apri di cavalleria ce n'è tanta. Ok, sono appena sceso dalle Vespe che pesavano 60 kg e mi ritrovo sul T-Max che ne pesa, non so, 200 e passa. È un po' strana come sensazione, devo riprendere un attimo il feeling. La pista è bagnata ma non allagata, quindi dobbiamo di prendere il ritmo, scaldare le gomme bene perché, ricordo, si corre con gomma stradale. Mi avevano detto che in teoria si usavano le stesse gomme tra asciutto e bagnato, invece sto notando che lì davanti qualcuna ha delle gomme diverse. Analizzeremo meglio nella pausa tra gara 1 e gara 2. Adesso testa bassa e vediamo di fare il nostro. Ma cosa sta succedendo? Fa un rumore stranissimo, come se il traction fosse rimasto attivato e fosse andato più o meno in palla. Accendi, accendi! Che accendo, sto zorba accendo, che minchia accendo, sta minchia accendo, tutte cose a turtare. Che fastidio! Cavoli, c'erano le mie condizioni. Vabbè, un'occasione persa, adesso torniamo ai box, vediamo cosa è successo e ci rifaremo in gara 2. Mega sfiga in gara 1, partenza, si è inchiodato il traction, non so bene cosa è successo. Ci sta perché appunto, come sapete, abbiamo già detto nel vecchio video, quello delle qualifiche, il mezzo è la prima volta che viene portato in pista, quindi questi problemini di gioventù ci possono stare. In breve è uscito la spia del traction e poi, come avete sentito, si è spento, pistolato un po' e resettandolo è ripartito. Quindi tutto rimandato a gara 2 e soprattutto la cosa che mi piace e non mi piace è che purtroppo sono troppo competitivi. E ogni volta che si viene in un ambiente dove appunto si sanno tutti i trucchetti, tutte le cosine, viene sempre fuori che c'è quel qualcosina in più da sapere. Tra cui ci sono delle gommettine che vanno molto meglio sul bagnato. E adesso mi hanno detto che mi hanno trovato un posteriore, vediamo se ci sarà anche l'anteriore. Dicono che aiuti abbastanza. Ok, pronti per gara 2? Adesso vi spiego il discorso delle gomme che abbiamo fatto prima. Semplicemente, i più furbastri cosa fanno? Invece di usare le stesse gomme dell'asciutto, dato che a regolamento bisogna usare una gomma stradale, vengono usate delle specie di gomme termiche per l'inverno, che ovviamente si scaldano di più, hanno più presa sull'asfalto, quindi anche se non sono rain e non sono specificatamente per il bagnato,
lavorano molto meglio. Siamo riusciti a recuperarne due usate in giro, quindi adesso, anche senza averle mai provate, vediamo di rimanere lì con loro e provarci. Come al solito, partenza non incredibile, ma senza marce non è che possa fare molto. Alla prima curva hanno passati due all'esterno molto bene, c'è il 9 che è molto in difficoltà, devo cercare di passarlo il prima possibile per non farmi perdere il treno dei migliori. In questa gara 2 sembra che nonostante tutto io riesca a rimanere con i migliori, ma non diciamo nulla. E intanto vediamo anche le posizioni delle retrovie. Vai, che sorpasso pazzesco! Sono arrivato lì con l'anteriore e il posteriore pinzati, mi si è chiuso un attimo e ho lasciato i freni e sono riuscito a passare indenne. Adesso giù la testa, li vedo lì, si stanno sorpassando, controsorpassando ed è la mia occasione per ritornare sotto e cercare di stare insieme ai migliori. Incredibile, perché questa è veramente la prima gara e con l'unico 560 in pista. Sul bagnato possiamo dire che non va assolutamente male. Guardali, sono tutti là e attenzione, perché il gruppo tiene sostanzialmente compatto con Guerra, Consoli, poi Boccardo, poi Andrea Minischetti al quarto posto. E diciamo che stanno provando ad allungare proprio loro quattro. Non ci sono spazi, e c'è adesso però Boccardo che tenta di stringere sul controassalto da parte di Alberto Consoli, e adesso tenta anche l'allungo. Vediamo, davvero sono in 6 su uno spazio minimo, con qualche problema per Diego Guerra. Sono troppo al limite, sto giocando tantissimi jolly, non ne ho per star lì con loro, non conosco ancora questo mezzo, non so come spingere sulla pedana, non so come mettermi in posizione, cioè sto guidando proprio completamente di istinto. Mancano pochi giri, il mio obiettivo è centrare la top 5, ma dovrò rischiare. Ho fatturato il T-Max. Purtroppo me lo sentivo, ero oltre il limite, si è chiusa davanti. Mi spiace, però mi si è chiusa la vena. Lì vedevo lì, il quinto era a portata, purtroppo i rischi erano troppo alti. In ogni caso, fatturina, niente di che, però insomma un po' mi dispiace. Vabbè, tiriamo sui cocci, vediamo di ritornare in box e fare il conto. Dopo
non so quanti turni, qualsiasi tipo di condizione, mezzo asciutto, mezzo bagnato, bagnato, moto viste per la prima volta, scooter viste per la prima volta, abbiamo fatturato all'ultima occasione utile. Mi spiace un sacco perché era veramente veramente bello, però avete visto, in gara 1 mi era proprio venuto, come dire, il male dentro, perché perdere così una gara dopo 100 metri era troppo, e sul bagnato, soprattutto che sapete sulle mie condizioni, ero carichissimo. Gara 2, come avete visto, degerno totale davanti, hanno fatto un macello, però riuscivo a stare lì, nonostante fosse anche la prima volta che questo scooterone vedeva la pista, è tutto da mettere a posto, tutto da, come dire, impostare per una guida più sportiva, e sicuro sono curioso di riprovarlo magari a fine stagione quando l'avranno sviluppato, come i 530 che erano alla fine tutte le moto in gara. Quindi mi spiace tanto, ma è andata così. Comunque Luca, posso aggiungere una cosa? Assolutamente. Io comunque ho visto tutto in diretta, come l'hai schiaffata alla sinistra. Io vedevo tutti col ginocchio a terra, per i discorsi che sappiamo, per la sella eccetera, non riuscivo, cioè non sapevo dove era il limite, quindi bam bam, destra e sinistra, è una certa. Però devo dire una cosa, quando ti ho visto con loro ho detto, o lo sdraia o li prendo. E secondo te io cosa ho pensato? O lo sdraio o arrivi in fondo. Comunque, e me la gioco. Sei stato un grande, veramente. È stato un piacere per me anche star con piacere, voi. Piacere è stato nostro. Quindi questo ritornerà alla Malossi e sono contento, dai, in un certo senso. Grazie mille Malossi per questa esperienza, è stato bellissimo vedere tutto il mondo che gira attorno ai trofei, e soprattutto che è una cosa non scontata l'atmosfera che si respira, veramente veramente bella. Come al solito ragazzi, gas, e ci vediamo al prossimo video.